Mister, le volevo chiedere, esattamente un anno fa a Pitti disse che Garcia sembrava uno nato a Trigoria per come si era inserito bene nell'ambiente Roma. Poi però forse Roma logora un po' l'ambiente, le pressioni, la società, è questo che ha pagato l'allenatore giallorosso. Ma perché deve aver pagato qualcosa? Cioè, anche lì bisogna valutare effettivamente, la Juventus è stata più brava. La Roma è arrivata seconda, ha avuto un momento di difficoltà dove l'allenatore poteva sbandare, invece è stato calmo, è riuscito a ricucire, è riuscito a rimontare delle posizioni e ad arrivare secondo. Probabilmente sotto l'aspetto della qualità di gioco di squadra ha fatto qualcosa meno dell'anno precedente, del primo anno. Però poi è arrivato secondo, rifà la Champions, ha chiuso salendo come qualità di gioco, come ritrovare spirito di squadra, carattere di squadra. Quando lo vedo nelle interviste in televisione, perché io posso solo riferirmi a quello, a me mi sembra uno padrone della situazione che sa quello che vuole, questo diventa fondamentale, per cui io sono convinto che la Roma rifarà bene perché ha anche dei grandi calciatori. Alla Roma stanno cercando di riportare Bertolacci, qual è il giudizio su questo calciatore? Bertolacci è un buon calciatore, io già lo conoscevo quando l'ho già visto in precedenza giocare, è un buon calciatore, è uno di quelli che ha qualità, è uno di quelli che sa giocare corto, sa giocare lungo. Secondo me se riuscirà a crescere in tranquillità, se si riuscirà a fargli trovare l'ambiente che ci vuole a questi ragazzi per crescere, riuscirà a far bene. Poi una partita ci sta di giocarla sottotono, il calciatore ha qualità. Mister, lei conosce bene Pizzarro, secondo lei rimane anche senza Montella? Non lo so, il PEC è uno di quelli che le dice le cose, se vi do il numero di telefono, gli date un colpettino, lui vi risponde di sicuro. Per destro qual è la strada migliore? Sì. Non lo so, io ho visto che lui sa benissimo andare dietro la linea della difesa, è uno che sa attaccare lo spazio dietro la linea di difesa benissimo. Quella è sicuramente una qualità per gli attaccanti. Poi è chiaro, bisogna capire quando andarci, come andarci, e ci sono anche altre soluzioni. Però già quella a me mi incuriosisce come qualità del calciatore, e lui l'ha.